per un carico molto pesante del lavoro di cura che si è riversato sulle donne in questo contesto, non solo di quarantena, non solo di lockdown, proprio in contesto Covid, anche per la chiusura delle scuole e non solo, e poi per un negato o quantomeno difficoltoso accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva. In realtà, per chi appunto fa un lavoro come il mio o come quello di Marina qui presente e chi lavora anche con i dati, perché si lavora anche con i dati, noi sappiamo bene che questi diritti sono costantemente in pericolo. Sono costantemente in pericolo in Italia, in Europa e in tutto il mondo. Hanno modi e tempi differenti e anche diverse declinazioni culturali. Con tempestività, questo ve lo citiamo in principio, poi vi rilasceremo anche i link di ciò che citiamo, sono usciti immediatamente diversi documenti e bene, la meraviglia della diretta in tempi di Covid. Mi dicono che non è partito l'audio, adesso mi si sente? Perfetto, allora ricomincio tutto da capo. Non so da dove non si è sentito l'audio, se non è mai partito, vi risaluto tutte le persone che si sono collegate oggi, che forse sono collegate da un po', che hanno appunto pazientato per questi disguidi tecnici che però possono capitare, capitano anche quando si è in presenza, a maggior ragione in questi collegamenti a distanza. Quindi vi diamo il benvenuto e vi ringraziamo per essere con noi oggi in questa diretta del Festival della Salute Globale. Vorrei anche ringraziare innanzitutto chi sta organizzando questa diretta a questo punto, perché non è sempre così semplice muoversi con questi mezzi. Un ringraziamento alla casa editrice La Terza e a tutte le organizzatrici e organizzatori del festival, non solo perché ci stanno ospitando in questo momento, ma per tutte le dirette, gli incontri online che stanno organizzando in questo periodo in attesa di poterci vedere, speriamo di persona, a novembre. E, una veloce presentazione, qua ci siamo io, che sono Serena Fiorletta, la responsabile della comunicazione di AIDOS, e Marina Toschi, che è una ginecologa. AIDOS è un'associazione della società civile, Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo, un'organizzazione della società civile che da 40 anni lavora per i diritti delle donne. Lavoriamo in diversi campi, ma quello per cui siamo più note e che oggi mi preme sottolineare è il lavoro che facciamo da sempre per la salute di donne e ragazze e il contrasto alle pratiche dannose, quali mutilazioni genitali femminili e matrimoni precoci. Una cosa che ci caratterizza è avere aperto nei paesi nei quali lavoriamo dei centri per la salute delle donne, per la salute sessuale e riproduttiva, ripeto, sulla base, sul modello dei consultori italiani. Ovviamente questi centri si assomigliano per alcune cose, sono stati rielaborati a seconda di ciò che le donne di quei determinati luoghi necessitavano e necessitano. Marina Toschi, appunto ginecologa, lavora anche lei in diversi paesi del mondo e non solamente in Italia, fa parte della European Society of Contraception and Reproductive Health ed è parte della rete ProChoice. Anche AIDOS fa parte della rete ProChoice e come dicevo, mentre non mi si sentiva, mentre l'audio non c'era, in realtà AIDOS e la rete ProChoice hanno organizzato proprio uno degli ultimi eventi con pubblico a Roma a fine febbraio, perché poi subito dopo è iniziata insomma una fase di pre-lockdown e poi lockdown vero e proprio, in cui abbiamo lanciato l'Atlas italiano sull'accesso alla contraccezione. Accesso alla contraccezione fondamentale anche per quello di cui stiamo parlando oggi, perché è una delle cose che ha subito un impatto da parte del Covid. Un accesso alla contraccezione in tutte le regioni italiane che già non ci restituiva un ritratto del nostro paese così così confortante da questo punto di vista. Questo per dire che cosa? Che in realtà poi ciò che sapevamo, come ad esempio un ritratto fatto dall'Atlas sull'accesso alla contraccezione, è qualche cosa che si è in qualche modo
sì, aggravato a causa del Covid, ma in realtà questa pandemia ha portato a galla una serie di questioni che erano già presenti. Ci ha fotografate e fotografati esattamente lì dove eravamo e quindi ha restituito in maniera feroce un ritratto di noi, delle nostre società, dei nostri paesi. Quindi quello che è accaduto è che non c'è da affrontare solamente una nuova malattia che poi ha preso la forma di una pandemia, ma anche diverse questioni che in un contesto di tale emergenza diventano ancora più evidenti, sia nel loro aggravarsi, ma anche perché, come dicevo poc'anzi, salgono a galla in una maniera importante. Quantomeno non si può continuare ad ignorarle. Nelle nostre riflessioni comuni tra appunto donne che lavorano in quest'ambito della salute sessuale e riproduttiva, noi sappiamo bene che una pandemia come il Covid non fa altro che aggravare e far emergere una disuguaglianza tra le più gravi, già evidente, che è quella di genere, anche per le sue differenti articolazioni che vanno dalla violenza di genere, in particolare quella domestica, che forse rispetto alla salute sessuale e riproduttiva ha occupato maggiormente le pagine dei giornali e anche gli interventi, diciamo, politici, secondo me comunque non abbastanza, ma un po' di più rispetto all'accesso alla salute sessuale e riproduttiva. In realtà anche sulla violenza di genere, come vediamo, insomma, sono stati è stata nuovamente affrontata come un'emergenza nell'emergenza, quando in realtà è un fenomeno strutturale ben radicato in una società patriarcale come la nostra e come tante altre, purtroppo. E quindi, passando anche, ecco, non vorrei dimenticarmi anche di questo, per le difficoltà in quella che può essere appunto definita in generale un grande contenitore della disuguaglianza di genere, del carico, dell'enorme carico di lavoro di cura che si è immediatamente con l'arrivo della pandemia riversato sulle spalle delle donne, sia per la chiusura delle scuole, ma non solo. In realtà poi chi lavora sul campo, come me, Marina e tante e tanti altri, sappiamo bene che questi diritti in realtà sono costantemente in pericolo. Parlo appunto del diritto di essere libere dalla violenza, la libertà di avere accesso alla salute sessuale e riproduttiva, decidere del proprio corpo, non avere per forza il carico del lavoro di cura e domestico. Sono appunto, come dicevo, diritti che sono costantemente in pericolo un po' in tutto il mondo, anche se in modi e tempi differenti e con delle declinazioni culturali specifiche. Ci tengo a sottolineare in questa introduzione che sono usciti immediatamente una serie invece di documenti interessanti. Vi consiglio di seguire la pagina di UNFPA, che è il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, che ha immediatamente prodotto una serie di documenti tecnici e non solo, che con sguardo di genere stanno dando in maniera aggiornata una lettura della situazione e soprattutto ci stanno anche dando dei dati. E Aidos lavora a stretto contatto con UNFPA e in questi documenti quello che viene sottolineato è come i focolai di malattie di questo genere, di epidemie e o pandemie, colpiscono le donne e gli uomini in modo diverso. E dati alla mano, le pandemie peggiorano le condizioni di disparità già esistenti, aumentando discriminazioni, quali appunto la violenza, ma anche la difficoltà appunto di accesso alla salute e di violenza, anche non solo nei confronti di donne e ragazze, ma delle persone LGBT, delle persone che vivono con disabilità e di tutti coloro che vivono in estrema povertà. E, compresa tutto quello che è la fornitura di servizi, atti, no? Alla pianificazione familiare, quindi anche legati alla salute mestruale, alla contraccezione, e qualunque tipo di approvvigionamento che subisce tensioni da questa inadeguata, diciamo, comunque sia, per quanto sia difficile, risposta pandemica. L'ultimo dato che voglio darvi prima di fare la prima domanda a Marina è un dato importante riportato da UNFPA, che in realtà è un dato mondiale, ma come possiamo vedere se disaggreghiamo i dati
è così in diversi paesi, le donne rappresentano il 70% della forza lavoro del settore sanitario. Quindi sono quelle che portano avanti il lavoro di cura non solo, come abbiamo detto, nell'ambito domestico, ma anche nell'ambito sanitario, senza dimenticare coloro che lavorano nelle case altrui, come colf e badanti, che sono state invece dimenticate dai primi decreti ministeriali e quindi esposte a un carico di lavoro gravoso, ma anche a un evidente rischio di contagio. Ciò era avvenuto anche già nel 2014-2016 con l'Ebola nell'Africa occidentale, dove appunto c'erano maggiori probabilità e ci sono state maggiori donne contagiate proprio per il loro ruolo di caregiver all'interno di famiglie e di ambito sanitario. Non è quindi un caso che le associazioni, le ONG, le mediche e chi lavora in questo campo, comunque per i diritti delle donne, abbiano immediatamente preso parola per denunciare come il coronavirus abbia un impatto sulla vita di donne e ragazze che non può essere trascurato. La stessa cosa in Italia e in Europa, ed immediatamente si è notata non solo appunto il picco di violenza di genere, cosa che accade anche d'estate, anche a Natale, ogni volta che gli uomini violenti sono in casa. E cominciamo anche a cambiare un po' la narrazione. Ma una delle prime cose che ha visto immediatamente una, chiamiamola così, poi ci torniamo con Marina, consapevole o inconsapevole, difficoltà di accesso a quella che in Italia si chiama interruzione volontaria di gravidanza o aborto e a tutti i servizi di salute sessuale e riproduttiva. E in alcuni casi in maniera abbastanza esplicita si è sfruttato il momento, mi vengono in mente Polonia ed Ungheria. Io qua mi fermo e la prima domanda che vorrei fare a Marina è se appunto ci illustra un po' che cosa è accaduto e che cosa sta accadendo nel nostro paese. Allora, grazie dell'invito, proverò a essere, come dire, chiara. È chiaro che quando parli dell'Italia in realtà parli come sempre di una cosa fatta a macchie di leopardo, come ogni paese forse, ma l'Italia dalle Alpi alla Sicilia e alla Sardegna non è proprio la stessa Italia. Abbiamo 21 sistemi sanitari diversi, questo non aiuta ovviamente. Tutto quello che riguarda i servizi sessuali e riproduttivi che sono cresciuti con me, non perché io, per colpa mia, ma merito mio, ma perché io ho adesso 65 anni e quando ce n'avevo 20 è cominciata la battaglia per ottenere i consultori, che non c'erano quando io ero una ragazzina, la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza e la tutela della gravidanza, perché bisogna sempre ricordare che le due cose vanno insieme, perché non è che noi siamo per la morte e quegli altri sono per la vita, siamo per la buona vita di tutti e delle donne e dei bambini che nascano desiderati, quindi noi siamo perché appunto la salute non è solo benessere fisico, ma è sicuramente anche benessere psichico e sessuale, quindi soltanto la garanzia che questa viene è una, considerata una parte essenziale della nostra salute, è la garanzia anche da proteggersi dalla violenza, dal non vivere la sessualità come qualcosa che si subisce, ma come qualcosa che si fa felicemente, attivamente, oddio, non sempre felicemente, non sempre si può essere felici, ma quantomeno non infelicemente. E comunque in maniera sana, qualcosa che non venga ad alterare la tua salute. Quindi partiamo male, come aveva fatto vedere l'Atlas a cui facevi riferimento prima, l'Atlas europeo che raccontava che come in ogni paese europeo era la situazione rispetto alla contraccezione in particolare, che è uno dei modi di, come dire, di dividere la sessualità dalla riproduzione e quindi di garantire una pianificazione familiare in base ai propri desideri, non solo propri, ma insomma spesso appunto anche di una coppia, se è una coppia comunque delle persone, e mostrava una situazione brutta. È venuta a quel seminario, per fortuna alla fine ne ha sentito un pezzo, come spesso succede, solo la sottosegretaria Zampa dal Ministero della Salute, non mi sembra che abbia portato a casa molto sinceramente da come si è comportata in epoca Covid, perché non ha risposto a nessuna delle nostre richieste.
ha fatto finta che appunto andasse tutto bene, mentre non andava bene prima, figurati se va bene adesso. Perché non va bene la situazione contraccezione in Italia? Perché la contraccezione è un fatto fondamentalmente culturale e la cultura italiana non è una cultura che rispetta molto la libertà di scelta da parte delle donne. E poi è una cultura che è partita, come sta scritto sulla 194, come lo Stato sociale che protegge le donne e ti dà delle garanzie, però ha continuato con 20 anni di berlusconismo e poi con dei governi come quello dove è stata la nostra Lorenzin, che ha visto bene di levare tutte le pillole dal rimborso. Quindi la figura dell'Italia è quella di un paese in cui tutto c'è, per carità, perché siamo un paese sufficientemente capitalista. Quindi si smercia tutto quello che si può, si smercia. Vediamo con le mascherine, no? Dovrebbero costare 50, invece si smerciano a 5 come minimo. Allora, tutto è merce in medicina e siccome la salute sessuale fa parte della medicina e siccome noi abbiamo delegato al ginecologo, possibilmente maschio, la salute dell'apparato riproduttivo, le donne, se posso dire la mia da vecchia signora, da vecchia dottoressa, da vecchia femminista, ce la siamo scordata. Le donne non si conoscono, non pensano che questo sia un loro diritto, non rivendicano, non piantano un casino della Madonna quando il consultorio gli risponde che non è aperto. In epoca Covid non fa nemmeno la ricetta della pillola. Quando gli dicono no, non hai il certificato, non hai il test di gravidanza, quindi non ti faccio la visita per l'IVG e tu hai fatto 100 km per arrivare lì. Allora, per tornare all'Atlas, cosa era la cosa che noi contestavamo? Che non costa molti soldi, che il ministero, una delle figure pessime dell'Italia, per cui non eravamo in una buona posizione, gli anticoncezionali ci sono. Peccato che sono tutti a pagamento, tranne alcune regioni. È partita per prima la Puglia di Vendola parecchi anni fa e sembrava una cosa strana, però era vero che la Puglia era la regione col più alto numero di recidive, cioè di donne che facevano l'aborto più e più volte. Quindi si è detto benissimo, favoriamo la contraccezione. Quindi è stata data la contraccezione gratis in tutti i consultori. Ora poi era fatta come al solito un po' alla carlona come gli italiani, quindi a volte li trovavi, a volte no. Però insomma, diciamo, il principio c'era. Articolo 2 della legge 194, la contraccezione è gratuita. Ecco, andate in farmacia, chiedete quanto costa una pillola, in media costa 13 euro. Non mi sembra tanto gratuita. E non ce n'è, ripeto, una per volere della nostra cara Lorenzin che pensava tanto alla salute delle italiane, non ce n'è una che non sia a pagamento. Oh, scusa, benissimo, allora voglio mettere una spirale. Va bene, vado al consultorio, chiedo, c'avete la spirale? Tranne che in Puglia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana per ultima, in solo quattro regioni, quindi non molto, la pago dalle 50 alle 200 euro. Se poi trovo il ginecologo che me la mette, perché in Italia la può mettere solo un ginecologo. Quel ginecologo per poterla mettere deve intanto averlo imparato e non lo insegnano invece in 5 anni di università, di specialità. Secondo, deve avere un luogo adatto perché viene considerato un intervento e quindi se il consultorio non è stato preparato per lui rischia, anche perché deve pagarsi un'assicurazione personale, perché appunto siccome è un intervento chirurgico chiede un livello assicurativo maggiore, risultato. La maggior parte dei ginecologi, sì, certo, se vi fanno pagare nel loro studio privato su più di 200 euro, può darsi che ve la mettono. Se no, se andate al consultorio, vi dicono che non avete il pap test, non avete il tampone, non è il giorno giusto, ci sono poche mestruazioni, sono troppe mestruazioni. Insomma, ce n'è sempre una se uno vuole il dottore non fare una cosa, non la fa. Risultato, di fatto. Se voi andate a vedere, nessuno controlla poi se alla fine dell'anno quel consultorio ha messo 100 spirali o ne ha messa una. Ecco, io dico già questo, un indicatore semplice. Un consultorio non può non mettere una spirale, non la deve mettere per forza nessuno, per carità, non siamo e nessuno vuole imporre niente, però è dimostrato che il medico
cioè scusate, la migliore contraccezione da tutti i punti di vista è quella cosiddetta LARC, long acting, no? Quella che dura lungo, quella che non te lo devi ricordare tutti i giorni, perché la vita riproduttiva della donna è lunga. Se tu fai un figlio verso i 30 e ti basta così, c'hai davanti altri 18 anni, che non sono proprio pochi. Quindi questa è la situazione. Tu non puoi facilmente mettere una spirale, a meno che non sei ricca. La maggior parte della popolazione italiana non è ricca. E la maggior parte della popolazione italiana va dal dottore e il dottore magari non ne sa niente, il dottore di famiglia. Perché? Perché su questa cosa è ignorante. Mentre per la legislazione italiana anche un dottore normale potrebbe mettere una spirale, così come può segnare la pillola, così come può fare un certificato per la IVG, però molti medici su questa cosa non sono formati, non hanno la minima idea. Mentre i paesi dove la contraccezione funziona molto, come la Francia, come l'Olanda, la fanno i medici di base, la fanno i medici di famiglia. Perché? Perché a parte alcuni casi particolari su cui effettivamente c'è bisogno di un altro tipo di consulenza e quelli si possono demandare al ginecologo, la maggior parte della contraccezione la può fare un medico di famiglia o un'ostetrica. Ecco, da noi questo non succede. Ed è la ragione per cui noi siamo all'uso più basso, tra i più bassi in Europa di contraccezione. L'unico paese che cambia, l'unica regione che ha un comportamento differente, questo non lo diceva l'Atlas europeo, me lo diceva l'Atlas che avete lavorato anche voi con quello regionale, è la Sardegna. Torna al discorso che la contraccezione è un dato culturale. Perché in Sardegna sì e in Sicilia no? Non è un fatto insulare, è un fatto culturale. In Sardegna da sempre c'è stato il matriarcato, le donne sceglievano per sé. Gli uomini andavano a fare i pastori e le donne restavano a casa e controllavano il patrimonio. Ce l'avevano quei quattro soldini per comprarsela la pillola. E loro se la comprano e loro sanno che i figli ne devono fare poche. Da sempre nella cultura sarda c'è questo. Allora, di nuovo, certamente va sempre rispettata la cultura di un paese, non bisogna mai imporre nulla, però non bisogna non seguire le leggi. La nostra legge 194 dice che la pillola ha da essere gratis. La realtà italiana è che la pillola non è gratis e che, come scriveva una ragazza adesso, ci vuole la prescrizione. Ora, su questo diventa una battaglia difficile. Quello che puoi chiedere in Italia, secondo me, è che quantomeno tu faccia una prescrizione per un anno. Perché? È diverso andare tutti i 3 mesi dal dottore, a parte che la pillola se ci scrive RR è ricetta ripetibile e stai a posto per 6 mesi, però non tutti ce lo scrivono, così torni e ripaghi un altro pochino, no? Magari se sei privato un altro pochino. E però alla vita quella donna gliel'hai complicata, perché quella di andare a prendere il bambino, tornare dal lavoro, chiusura del consultorio alle 5 del pomeriggio, arriva alle 7 e rimane a piedi. Quindi sicuramente sono d'accordo con tutto ciò che faciliti. Tutto questo lavoro della rete di cui parlava, accennava, è cominciato con un comitato di 4 persone, comitato per la contraccezione gratuita, iniziato dal dottor Pietro Puzzi, che si è ostinato ad andare all'AIFA per 2 anni in fila fino a che non gli hanno dato un appuntamento e ha chiesto perché non fate che la contraccezione, come sta scritto sulla legge, come ci insegna l'OMS, come dicono tutte le università, deve essere gratuita. E loro hanno risposto, hanno risposto, ma deve essere, siccome sono disposizioni che possono fare le regioni, fatevelo fare dalle regioni. Ce la vedete voi 21 regioni a decidere questo? Ecco, avete visto che sono quattro quelle che l'hanno deciso. La maggior parte delle grandi regioni, la Sicilia, la Lombardia, non hanno assolutamente deciso in questo senso. E da sempre la riproduzione è un fattore assolutamente di genere, nel senso il controllo del corpo delle donne da sempre, antropologicamente, me lo insegnate voi antropologi meglio di me, è una delle basi dell'antropologia, no? Quindi il controllo del tuo corpo, il controllo che tu possa fare un figlio, metterti la cintura di castità piuttosto che farti sposare solo prima di avere il primo rapporto, io devo essere sicuro che i figli sono i miei. Adesso c'è il test del DNA. Tanto caro al dottor Pillon che ci ha fatto i soldi all'inizio della sua carriera. Però rimane il fatto che, per di fatto, dicono che un decimo dei un, uno su, un bambino su 10 probabilmente non è figlio del subabbo
quello anagrafico. Perché? Perché rimane questa incertezza, donna, mater certa, pater incertus. Stai seminando il terrore praticamente, terrore atavico. È venuta un'altra domanda a cui voglio Sì, rispondere subito. volevo dire però in realtà che possiamo anche adesso, un paio le ho viste anche io, mi si sono visualizzate, quindi possiamo anche rispondere, però se ci riserviamo tempo alla fine, perché comunque chi è poi alla regia ci manderà le domande. Quindi dopo abbiamo comunque tempo di rispondere. Diciamo che quello che tu hai fatto adesso è stato, no, quello che ti chiedevo, cioè una fotografia di dove eravamo, e per me è molto importante che tu abbia parlato di contraccezione, un percorso a dir poco ad ostacoli, che può portare, non sempre, ma può portare poi appunto anche questa difficoltà di accesso alla contraccezione a gravidanze indesiderate. Le gravidanze indesiderate possono portare alla scelta di decidere di interrompere una gravidanza. Ed è un po' questo, ed è quindi un po' qui che ci ha fotografato, no? Questa pandemia. Quindi, nel ritornare al rapporto con il Covid, la fotografia che tu ci hai dato è quella di un paese. Hai dato una descrizione, non solo una Un po' come fotografia. la tua maglietta. Esatto. Hai fatto anche dei cenni appunto importanti da un punto di vista culturale interculturale, e hai anche restituito, che è una cosa alla quale io tengo molto, ma anche Aidos, posso parlare a nome della mia associazione, come tutto questo sia strettamente concatenato, ovvero la libertà di avere una vita sessuale piena e soddisfacente se la si vuole, e la possibilità di scegliere se, quando, quanti figli avere e a che distanza, e anche decidere se mi trovo nelle condizioni di una gravidanza indesiderata di interromperla. Quindi il Covid ci ha fermati e fermate qui. Che cosa è accaduto, diciamo, velocemente, no? C'è stata una, è stata denunciata una difficoltà di accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, sicuramente per un sovraccarico, no, di quello che stava accadendo negli ospedali, anche difficoltà. Io ho sentito anche tante donne spaventate all'idea di andare in ospedale mentre c'è una malattia come questa. Quindi a un certo punto si è denunciata la situazione, ovvero non è possibile che, perché c'è una pandemia, per volere politico o non volere politico, perché siamo sovraccaricati dalla pandemia, i servizi sanitari, che però non si garantisca l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. Perché, come diciamo sempre con Aidos e UNFPA, non è che perché c'è una pandemia, un terremoto, vive nella condizione di migrante, rifugiata, sfollata, le donne non continuano ad avere una loro vita sessuale e riproduttiva. Questa cosa non può essere lasciata indietro, il corpo delle donne non può essere dimenticato. Quindi a un certo punto diciamo che Aidos, la rete Pro-Choice, e non solo, anche perché nella rete Pro-Choice, correggimi se sbaglio, ci sono più di 60 organizzazioni. No, ci sono 70 individualità, molte sono associazioni, molte sono persone singole come me che sono lì come singola, Al insomma. loro interno le associazioni hanno ancora più persone, insomma è una realtà ben nutrita che ha deciso a un certo punto di denunciare il fatto che non si riusciva a garantire l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi quello che ti chiedo è se brevemente, così poi facciamo un altro paio di considerazioni su delle cose che hai già citato, lasciamo anche spazio alle domande, che cosa ha fatto la rete Pro-Choice e che cosa si è ottenuto e che cosa si vuole fare? Allora, la rete Pro-Choice, diciamo che da prima aveva la sua agenda di favorire l'aborto farmacologico. Noi siamo il paese che usa meno in Europa, tra quelli dove si può utilizzare, l'aborto farmacologico, cioè siamo fermi al 17,8%, ultimi dati che sono purtroppo vecchi perché l'istituto fa la relazione per il ministro, ma il ministro non la legge da molto tempo, quindi è lì che aspetta, perché come al solito appunto sono cose che contano meno. Prima tutto il resto, la guerra del Covid, di fatto quindi cosa ha portato? Ha portato al fatto che dove si faceva magari l'aborto farmacologico, organizzato come è organizzato da noi, che richiede quattro accessi ospedalieri, in epoca Covid ho detto per carità, quattro accessi, no, non va bene. Allora, sai che facciamo? Leviamo l'aborto farmacologico, lasciamo solo il medico, solo il chirurgico, così almeno sono solo due accessi.
Peccato che nel chirurgico ovviamente c'è molto più come dire, relazione fisica e c'è spesso, non tutto perché si può fare anche senza anestesia, c'è sala operatoria e c'è anestesia. Quindi devi fare assolutamente, deve essere fatto il tampone, devi essere COVID free e così via. Quindi è molto importante invece ed è arrivata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dal Collège français des obstétriciens et gynécologues, cioè del collegio francese, dall'Irlanda, un'indicazione di dire muovetevi verso questo e facilitate magari di farlo fino a settimane più avanzate. Il problema vero è che in Italia noi siamo fermi, cioè abbiamo messo 10 anni a far approvare l'RU. L'aborto medico farmacologico. Dopodiché hanno fatto l'AIFA e il Consiglio Superiore di Sanità delle norme talmente strette che lo impediscono, perché devi farlo entro 7 settimane, il resto del mondo lo fa fino a 9, in Stati Uniti fino a 10. Si deve fare 3 giorni di ricovero, salvo alcune regioni che si sono ribellate e hanno fatto il day hospital. Si deve fare tutto in ospedale. Non potresti neanche uscire, anche se poi tutti firmano e escono. Ce l'abbiamo fatta all'italiana, che si deve fare finta che lo impediamo e poi tu lo fai, ma un po' di nascosto, perché la falsa coscienza è la caratteristica di alcuni modi di intendere il cattolicesimo. Mentre invece questo è una cosa contro la salute delle donne, perché? Perché l'aborto farmacologico non è una passeggiata, perché non lo è sicuramente, però ha meno invasività nel corpo delle donne e lascia meno segni proprio dal punto di vista delle future gravidanze, meno sinechie, meno infezioni, meno problemi di, certamente non si buca l'utero, non prendi l'anestesia e potresti farlo. Come dicono gli inglesi e come abbiamo chiesto noi alle società scientifiche, come abbiamo chiesto ad AIFA, abbiamo chiesto ad AIFA e non ci ha risposto. Già 2 volte abbiamo fatto, ma adesso faremo il mail bombing, mandiamo una PEC tutti i giorni, vediamo se si stufano almeno di darci una risposta. Abbiamo chiesto di fare, come dice, il mutuo riconoscimento tra paesi, cioè se in tutto il resto d'Europa la RU si usa fino a 9 settimane, perché le donne italiane la possono usare fino a 7? Quindi questo, e ci sono già alcuni che lo fanno, e ci sta la regione Toscana che ha fatto una, non ancora una deliberata, ma insomma si sta muovendo in questa direzione, permettere l'uso fino a 9, anche perché questa è una best practice, cioè io come medico perché non devo usare i farmaci nella maniera giusta? Io perché la legge italiana è fuori del mondo, fuori dalle linee guida internazionali, perché il Consiglio dei Sanitari voluto dai governi di destra o quasi, perché la Lorenzin era decisamente, anche se era col governo Renzi, un ministro di destra, dentro l'agenda Europa, e penso che molti di voi sappiano cos'è l'agenda Europa, in quella direzione lì, quindi hanno sempre, sempre, sempre fatto reso impossibile questo, hanno anche aumentato il fatto che tante donne, appunto, parlavi tu delle migranti e delle poveracce, come fanno in genere? Prendono il Citotec e se lo mettono in vagina. Naturalmente non lo pagano 14,90 euro come si paga se tu c'hai una ricetta normale, lo pagano dalla loro mamma o dal commercio clandestino, bei soldoni, e poi magari finiscono in ospedale perché sbagliano la dose. Allora, c'è stata tutta la campagna Aborto al Sicuro, fatto in cui abbiamo contribuito anche noi come ProChoice, vuol dire vogliamo che le donne tornino come ero io ragazzina a fare le cose in modo illegale, o vogliamo che lo Stato, come sta scritto nella legge, garantisca il fatto che non ci deve essere stigma né rendere impossibile l'aborto? Cosa è successo quindi in epoca Covid? Che tutto quello che, appunto, come dicevo prima, cioè quando pioveva si è messo a grandinare. Quindi le donne che già non avevano, intanto non si dovrebbe fare in tutti gli ospedali, l'IVG invece si fa solo nel 60% degli ospedali. Di questo 60% soltanto la metà o meno fa l'RU, la fa in maniera impropria, non viene insegnata agli specializzandi. Stamattina sono stata tutta la mattina a parlare col comune di Perugia per convincerlo che forse era il caso di spingere il proprio ospedale a mettere in piedi l'RU come sta scritto nella delibera di 18 mesi fa, cioè
ci ha messo 8 anni la Regione Umbria a fare una delibera che dicesse che si doveva proprio fare l'RU, però peccato che dopo averla fatta nessuno l'ha ascoltata e nessuno è andato lì a dire oh, che state a fare? Allora, per esempio, noi chiediamo che i direttori generali vengano valutati su questo, perché i direttori generali guadagnano delle ASL, perché sono ormai aziende sanitarie locali, forse questo Covid rivedrà un po' le cose, ma rimane una logica di azienda che deve risparmiare o deve scegliere. No, certamente non gli interessa, gli interessa di far funzionare quello su cui vengono remunerati, tipo le liste d'attesa. Ecco, però le liste d'attesa per le IVG non vengono mai messe. La lista d'attesa a Perugia, dove per carità dicono è sempre stato avanti, ci sono solo 5 interventi alla settimana. In città non vive soltanto la popolazione residente in un posto come il nostro, vive la popolazione di tutto il mondo che sta qui appoggiata temporaneamente, vivono gli studenti, le studentesse, ma queste non contano perché non votano qui. E quindi non se ne importa nessuno, quindi tu dovresti mettere come regola che il direttore generale piglia quei tot in più, se controlla che si mettano le spirali dentro i consultori ben organizzati, magari anche con un ecografo che valuta le cose, se parte il servizio nei consultori anche per l'RU, se l'ospedale ha tempi giusti di bassa attesa per fare un IVG, altrimenti quel signore prende meno alla fine dell'anno. Vuoi vedere che forse starebbe più attento? Vuoi vedere che forse la delibera regionale la seguirebbe? Ecco, perché per tornare a livello mondiale, cosa è successo? La FIGO, che sarebbe la Federazione Internazionale dei Ginecologi e degli Ostetrici Mondiale, ha mandato un questionario che era molto più ampio di quello che avevamo preparato anche noi come piccola associazione, come piccolo gruppo d'associazione. Abbiamo preparato un questionario e mandato a tutte le realtà che potevamo conoscere per dire da voi è chiuso, da voi è aperto, come funziona? In epoca Covid che è successo? Le signore trovano chiuso, trovano aperto, che servizio funziona? Cos'è che non va? Questo ce lo chiede anche la Federazione Mondiale. La SIGO non ce l'ha mai chiesto. E anzi ha detto che va tutto bene, però la SIGO, e non è da poco, cioè la Società Italiana dei Ginecologi Ostetrici, ha firmato senza cambiare una riga il nostro appello al Ministero. Cioè ha detto RU fino a 9 settimane, RU nei consultori, se proprio non c'è un altro modo, anche telemedicina, perché se io sono in cima alla montagna non ho un altro modo, sicuramente posso fare gran parte del percorso, come facciamo spesso con il nostro medico di famiglia, al telefono, per Skype, per WhatsApp, come stiamo parlando noi adesso. Quindi il resto del mondo va in quella direzione, lo dice il collegio dei ginecologi francesi, e il governo subito fa una legge col timbrino del gallo con questa direzione, lo dice l'Inghilterra, e c'è stato un po' di scazzo, ma poi l'hanno fatto e scritto anche loro, malgrado ci sia Boris Johnson al governo, però le donne contano evidentemente, le ostetriche pure, e quindi si fanno sentire, da noi evidentemente le donne si fanno un po' poco sentire, questo devo dire, ce l'ho un po' qua, perché mi sembra che le giovani generazioni hanno trovato fatto e non hanno nessuna voglia di piantare una grana. Noi per aprire ogni reparto di IVG abbiamo dovuto occuparlo, e abbiamo cominciato facendo gli aborti clandestini. Io ho imparato facendo gli aborti clandestini, altrimenti non me l'avrebbero certo insegnato in ostetricia e ginecologia. E quando abbiamo cominciato abbiamo insegnato noi ai ginecologi come si facevano, perché il karma non l'avevano mai visto. E ancora adesso, dentro nei dati del Ministero, si dice che le IVG, la maggior parte, vengono, almeno un 16%, vengono ancora fatte con raschiamento, cioè non hanno imparato a usare il karma, sì, che vuol dire rispetto per la futura salute riproduttiva di quella donna. Quindi come sta la situazione? Beh, insomma, non bene. Provate a essere una ragazza a Reggio o vicino e vedere, e vi tocca telefonare a sottoscritta o a obiezione respinta, che per fortuna esiste, o a vita di donna, che si attaccano al telefono e dice chiama i carabinieri, e gli danno il sostegno finché questa ragazza non chiama i carabinieri, non fa, almeno non minaccia di chiamare i carabinieri, a quel punto le porte del consultorio si aprono. Allora, questa è la situazione italiana. L'Istituto Superiore di Sanità, che è quello che è l'ente preposto a fare la sorveglianza, sta facendo altrettanto una sorveglianza con i tempi lenti dell'istituzione, diversa da un questionario rapido, però sta facendo un rilievo di questo tipo. Vedremo che cosa ne esce. Vorremmo mettere insieme un po' tutti questi lati, perché quello che da sempre si era posto questo approccio è obiezione respinta, che è un gruppo di ragazze uscite più o meno che collaborano con Non Una di Meno,
così come l'altro gruppo che si chiama Io ho abortito e sto benissimo, perché, per combattere lo stigma che c'è verso l'aborto, perché è dimostrato che dal punto di vista anche psicologico, se io trovo un servizio che mi accoglie, che valuta con me la situazione, che magari mi dà una mano e trova che io ho bisogno di pensarci ancora un po' e mi aspetta, oppure capisce che io ho proprio fretta perché ho un partner violento, o perché ho 3 bambini in carico, o perché non ho manco la macchina per venire, mi fa un certificato di urgenza e mi manda perché si può fare, non c'è bisogno di aspettare 7 giorni. Su desiderio del medico, per qualunque cosa io medico ritenga, faccio un certificato di urgenza e quella donna può andare immediatamente a fare un IVG. Allora, questo bisognerebbe fare, questo noi chiediamo. Chiediamo che l'AIFA prenda le sue responsabilità verso l'Europa, perché doveva dimostrare che era meglio 7 settimane. Non è la verità, non è stato così. In questi 10 anni, in cui non ci sono stati i cataclismi che prospettavano il Consiglio dei Sanitari, non c'è stata nessuna morte per uso di RU. Quindi il terrorismo che hanno fatto adesso è un po' difficile farlo, anche perché sono 2 milioni le donne che hanno usato l'RU. E i casi all'inizio ce ne sono stati una decina su 2 milioni. Certo, è un farmaco, non è acqua. Se poi provi a risparmiare come hanno fatto nelle cliniche americane, provochi anche del clostridium, delle morte da infezione. Allora, per fortuna ci abbiamo ancora, e ce lo dice la Covid, un po' di stato sociale, ancora ci abbiamo un po' di medicina pubblica, ancora ci abbiamo un aborto che dovrebbe essere garantito dalla salute pubblica, è considerato una parte di salute pubblica, perché se io vengo accolta bene e arrivo fino alla fine del percorso, non esco così devastata. Certo, se trovo uno che quando mi fa l'ecografia mi fa: vedi come batte il cuoricino? Come non lo vuoi vedere quel bambino che lei vuole abortire? Ecco, se trovi uno così, magari o se è una un po' robusta, gli dice: senta, se fai tacci sua, oppure stai male, perché già magari se questa è una cosa conflittuale, non è che torni a casa contenta come è stato carino quella dottoressa. No, Per e cui poi diciamo che l'ambito medico è comunque un ambito, si supera comunque una soglia, no? Quando si entra nell'ambito medico e il senso di disagio e anche la necessità di affidamento sono qualcosa di molto forte. Diciamo certo. che io ti ringrazio perché hai toccato in una maniera estremamente chiara e esplicita, ripeto, come chi lavora sul campo, dei tabù. No? Che sono tabù culturali e li hai toccati non solo parlando di aborto clandestino o una donna che fa un'ecografia e vuole abortire, gli si fa sentire il battito del cuore, ma dicendo due cose anche fondamentali: terrorismo e sensi di colpa. Perché è chiaro che, come ripeto, quando si entra in un ambito medico è molto facile sentirsi spaventate perché il tuo corpo è un po' in affidamento. Nelle mani di chi in teoria ne dovrebbe sapere di più, rivendico anche il fatto, insomma, che le donne hanno anche una grande consapevolezza di sé e del proprio corpo, e quei sensi di colpa che in realtà sono tutta una serie di strumenti atti a fare in modo che poi non si facciano, no, delle interruzioni volontarie di gravidanza, ma che in generale non ci sia un agio di disporre del proprio corpo. È un po' questo, no? Era quello che dicevamo anche all'inizio. È un aspetto culturale, infatti andrebbe affrontato in una maniera più ampia, andrebbe affrontato fin dalle scuole elementari, da quando si è piccini e piccine, no? Noi sappiamo bene. La materna è il momento giusto. Assolutamente. E fare in modo appunto che passi la libertà di scelta, ma noi sappiamo bene che per tantissimi motivi, culturali, politici, atavici, comunque, questa libertà delle donne di decidere di sé e del proprio corpo è qualcosa di estremamente terrorizzante per un'altra parte di umanità. Per arrivare un po' a una conclusione, perché vedo che abbiamo quasi finito il tempo e mi piacerebbe invece che tu rispondessi a qualche domanda, volevo fare un cenno nuovamente alla stretta attualità. Ah, apro una parentesi, il sito della rete Pro Choice, il sito di IDOLS e il sito di UNFPA, UNFPA, sono i siti nei quali trovate tutto quello di cui abbiamo parlato, i documenti, l'appello della rete, che cosa si è ottenuto, tutto quello che Marina ci ha raccontato.
Mi viene in mente che proprio appunto pochissimi giorni fa ho perso un po' la dimensione anch'io del tempo, a volte mi sembrano sia passati 10 giorni, ma a volte sono passate solo 2 ore. E c'è stata una dichiarazione del ministro Speranza che diceva come appunto uno sforzo finanziario post-Covid porterà, o quantomeno dovrebbe portare, ad estendere ad esempio l'assistenza sanitaria domiciliare e favorire servizi territoriali, quindi una capillarità della sanità sul territorio come elemento per garantire il diritto alla salute per tutte e tutti. E quindi da qui l'importanza, no? Anche come dicevi anche prima, no? Il fatto che anche i medici e le mediche di famiglia possano fare qualche cosa in più, perché poi sono anche formati e in grado, o quantomeno li si forma per farlo. Ma a me e in Aidos la prima cosa che ci è venuta in mente è: ma ci sono dei luoghi territoriali con approccio, non abbiamo paura di usare questa parola, femminista, approccio olistico e capaci, che erano stati pensati per provvedere a tutto ciò, e sono i consultori che nel corso degli anni sono stati attaccati, definanziati, depotenziati in tutti i modi possibili. Come dicevo all'inizio, Aidos proprio su quel modello lì ha proposto alle proprie partner la possibilità di aprire dei centri per la salute. Io ti chiederei un'ultima riflessione di pochi minuti sulla questione consultori, anche farla diventare, no, una richiesta, una nuova azione da parte nostra. Una breve riflessione, così poi lasciamo spazio alle domande. Sicuramente una delle richieste che ci teniamo a fare, oltre a dati disaggregati, portare avanti il lavoro della rete, per fare, diciamo, comunque advocacy verso le parlamentari e parlamentari, i ministeri, è proprio quest'ultimo. Allora, noi vogliamo un ottimo stato di salute anche per i luoghi dedicati alle donne, come i centri per la salute, i consultori, le case delle donne, gli sportelli, i centri antiviolenza, le case rifugio, perché non ci basta più, no? Quello vivere di dichiarazioni a cui poi non seguono mai stanziamenti di fondi, perché parliamoci chiaramente, è questo. Personale dedicato e che abbia un determinato approccio alla salute sessuale e riproduttiva. Allora, diciamo che siccome quando hanno compiuto 40 anni i consultori nel 75, quindi nel 2015, la ministra Lorenzin ha voluto festeggiare e ha fatto, scusate, ma ce l'ho ancora qui, proprio qui. Già mi piglia male da qualche parte. Ha fatto un bellissimo convegno dentro al Ministero della Salute, invitando tutta Italia, e l'ha fatto aprire e chiudere da Monsignor non mi ricordo cosa. Perché lui ci ha spiegato come si fanno i consultori e come il loro consultorio sia molto avanzato perché ha il bagno per le handicappate. Io gli ho fatto notare che quella si chiama 626, è legge dello Stato, e se lui non lo fa è fuori legge, non è essere buoni e occuparsi anche dell'handicap, è un'altra cosa. Allora, cioè, noi siamo stati in queste mani per tanti anni e abbiamo fatto libretti interi sulla salute della donna in cui né la parola contraccezione né la parola aborto venivano nominate perché quelle non fanno parte della vita della donna, che si sa è fatta per contenere una magnifica gravidanza anche a 50 anni con la PMA. Ecco, non ne parliamo perché diventa troppo. Allora, dopodiché, per fortuna, le cose sono un pochino cambiate e si è fatta una ricerca sullo stato di salute dei consultori che è finita a settembre dell'anno scorso. È stata presentata all'Istituto Superiore di Sanità, è pubblicata sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Epicentro e che rivelava uno stato di salute piuttosto Marina, disastroso io non ti degli sento. uomini. Io ci sono. Io ci sono. Ah, ok, vai avanti, mi dicono che si sente, che comunque nella diretta si sente. Mi sentite adesso? Mi sentite? No? Lei dice sì? Vai, vai. Vai.
Insomma, come al solito, non siamo tutti uguali. Se tu sei l'Emilia-Romagna e hai lavorato in tanti anni per fare dei servizi al top, anche se cali un po', chiaramente non cali sotto zero. Se tu sei la regione, Umbria, dove lavoro io, dove ho lavorato 40 anni la mia vita, quindi posso parlarne con cognizione di causa, e hai lasciato morire piano 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 e hai fatto dei servizi dove c'era soltanto praticamente il ginecologo e l'ostetrica, per carità, risultano sulla carta tanti bei consultori. Di fatto, dopo sapevi che quelli sarebbero andati tutti in pensione e da 9 operatori ti ritrovi in 3 e dici che il consultorio è aperto, va bene come prima. Non, 3 persone non possono fare il lavoro di 9, ovviamente. Quindi il tema vero è che dovresti. Parlando della salute generale, dire che devi mettere nella formazione di tutti i medici, come si è detto, anche la parte della salute delle donne, che devi dare più spazio alle ostetriche, perché per esempio negli altri paesi le ostetriche mettono la spirale, danno la pillola, in Francia danno anche dal 2016 l'RU486, quindi questo vorrebbe dire formarle, perché ostetrica non significa solo colei che accoglie il bambino, significa colei che si occupa della salute della donna, sì, i 1.000 giorni prima di vita, ma anche dopo, anche fino alla menopausa. Quindi vuol dire che se quella donna ha un inciampo o a un certo punto della sua vita ha bisogno di un aborto, tu le devi saper fare. Allora, questo è un approccio. Il consultorio deve tornare ad essere un posto appunto in cui ci si occupa in maniera circolare di tutta la sua parte di salute, dal problema della violenza, perché se io dico che vado a fare il pap test, non dico che vado al centro antiviolenza, vado a fare il pap test, però so che lì trovo una psicologa, un assistente sociale, una che mi mette in contatto con il centro antiviolenza e così via. Sono luoghi diffusi nel territorio con grosse competenze, però certo non li devo sminuire e li devo rendere anche moderni, perché nel frattempo ovviamente vicino casa. Devono saperlo, ci deve essere un'informatizzazione dei dati, ci deve essere una buona. Io entro sul web e non devo trovare prima tutte le parrocchie, oltre che Vita di Donna, che ti dicono che se stai abortendo sei un mostro marino. Devi trovare un sito del ministero che ti dice, come in Francia, come in Inghilterra, che ti dice: benissimo, hai bisogno di abortire, sappi che questo è il numero che puoi telefonare 24 ore su 24 e ti dà informazioni. Non deve essere al buon cuore di Lisa Canitano, Vita di Donna. Deve essere una cosa dello Stato, perché lo Stato garantisce un servizio. Allora, non lo vuoi fare 24 ore? Benissimo, dalle 8 alle 8. Così i consultori, magari ne fai meno, ma li tieni aperti dalle 8 alle 8, gli ci metti un ecografo, gli dai una cosa minima per cui ti possono fare un test di gravidanza, per cui possono farti seguirti tranquillamente l'RU486, che basta un ecografo e un test di gravidanza per seguirla. Non servono, certo che sono in integrazione con l'ospedale, per cui se poi c'è un guaio si va con l'ospedale, così come la gravidanza, possono seguire la gravidanza, perché noi siamo per seguire felicemente tutti i bambini che vorranno nascere, così come è in collegamento con i pediatri di famiglia, con i medici di famiglia. Se c'è quella donna ha un problema, tu sei in collegamento con il medico di famiglia e dici: scusa, ma tu la conosci la famiglia? Qual è la situazione? A me mi sembra che questa è arrivata con un cazzotto in un occhio, è vero? No, ti segnalo, caro collega medico, che ecco, questo vuol dire la rete dei medici di famiglia. Vedete che come ha funzionato, dove ha funzionato e come non ha funzionato, come in Lombardia, che ancora aspettano le mascherine e ancora aspettano i tamponi e vanno facendo le visite domiciliari. Queste sono scelte fondamentali. La medicina del territorio, il consultorio certamente deve essere un punto centrale della salute dei primi 1.000 giorni di vita e della salute della donna, e della famiglia e della coppia, perché poi una donna che sta bene vuol dire una famiglia che sta bene, vuol dire una coppia che forse è un po' più felice, perché se lei torna disperata, ovviamente tanto bene, se è una persona normale non starà manco il suo compagno. Grazie, grazie Marina, grazie mille. E ci avevano, e grazie a tutte voi che e Ti tutti avevano voi fatto una domanda sulla pillola che il giorno dopo a cui tenevo a rispondere. ci ascoltano. Sì, guarda, allora vedo che ci sono delle domande. Appunto, ci dicevano, ci sono state segnalate solamente alcune, ce ne sono state segnalate. E una ci diceva Donna Carusa: buonasera, anche l'obbligo di prescrizione limita l'uso della contraccezione ormonale. A questo poi hai risposto.
lei prosegue dicendoci che negli USA c'è una campagna che si chiama Free the Pill proprio per togliere la ricetta. Ovviamente c'è la questione della distribuzione gratuita e il dovere ripetere la ricetta anche con la gratuità nelle regioni non l'ha resa più fruibile. A questa in qualche modo secondo me hai già risposto, non so se vuoi aggiungere qualcosa. No, no, insisto che se tu ce l'avessi gratis al consultorio non ci sarebbe tutto questo problema, chiaramente. Più ho detto che secondo me dovresti accettare da AIFA, come avevamo chiesto noi circa 10 anni fa, che quando fai una ricetta la fai per almeno per 12 mesi, perché in genere se cominci la pillola la prendi almeno per un anno. Quindi una volta all'anno dal medico ci puoi andare anche per magari controllare la pressione, controllare, perché non siamo per fortuna gli Stati Uniti. Noi abbiamo il pediatra di famiglia, unico paese al mondo, e abbiamo il medico di famiglia gratis per tutti, anche l'ultimo immigrato che con l'STP ne ha diritto. Quindi io non prendo per l'America un buon esempio, scusa. Per cui sono d'accordo di renderla più facile, ma non con l'esempio americano, perché l'esempio americano è solo pensato per quel tipo di sanità, non proprio da esempio. Ti leggo un'altra domanda che era di Martina Leandri, che dice appunto: la prescrizione della pillola del giorno dopo è stata eliminata da qualche tempo, giusto? Allora, è stata eliminata per tutte le maggiorenni, ma non per le minorenni. Per cui una minore non può andare alla farmacia a chiederla. E la cosa peggiore è che sempre la nostra cara Lorenzin ha fatto sì che la pillola non è considerata un farmaco d'emergenza. Si chiama contraccezione di emergenza, ma non è un farmaco di emergenza. Quindi la farmacia vicino casa mia, qui a Mantignana di sotto, può non tenerla, e se tu arrivi lì il sabato sera chiedendola, ti dice te la manderò, te la farò avere lunedì. Allora la pillola del giorno dopo funziona perché blocca l'ovulazione. È un farmaco, ormai si usa un farmaco che si chiama Olipristal acetato, UPA, che è un SERM, cioè un Selective Estrogen Receptor Modulator, una cosa che blocca l'ovulazione anche quando sta salendo il picco dell'LH, quindi è una vera contraccezione, non è un aborto. E quello funziona se la prendi subito, se aspetti, più tempo aspetti meno funziona, quindi renderla una cosa d'emergenza, non farla avere di emergenza, è veramente una seconda cattiveria contro le donne. Quindi uno, deve essere un farmaco considerato d'emergenza in tutte le farmacie. Due, deve essere data alle giovani almeno al consultorio, perché è vero che io in genere quando facevo la prescrizione della pillola, che è ancora obbligatorio, il giorno dopo gli facevo anche la prescrizione della pillola normale, perché è vero che non fa bene prenderla 7 volte in vita, si pasticciano le mestruazioni, non muori, non è una bomba ormonale come dicono, no, però insomma è una cosa che ti rompe il tuo meccanismo. Allora, per carità, se te si rompe fai benissimo a prenderla, non muore nessuno assolutamente, però se tutti i mesi faccio così forse è meglio che mi piglio la pillola normale, anche perché quella non funziona al 100%. Allora, se proprio devo fare una cosa, se proprio ce l'ho un bel rapporto col mio ragazzo, ci vado spesso e volentieri, speriamo, allora mi proteggo per bene con una pillola che blocca l'ovulazione per bene. Quindi quello che è successo, però, questo è vero e lo dice anche il Ministero nella sua relazione sulla IVG, che quando hanno levato l'obbligo di ricetta è calato improvvisamente in quell'anno subito il numero di IVG. Quindi vuol dire che funziona, certo non al 100%, ma funziona perché la fai, prendi subito. Se io dovevo fare il giro delle 7 chiese, naturalmente non mi funzionava più. Quindi il problema di nuovo che è cara, perché la pillola che funziona meglio, la pillola, quella dell'UPA cosiddetta, non faccio nomi commerciali, ma insomma quella che costa di più, è quella che funziona 3 volte meglio, costa 3 volte di più, ma funziona 3 volte di più, quindi se ve la vedete per rendere, mi raccomando, pigliate quella che costa di più, anche se il farmacista non lo sa, perché magari ci è rimasto nell'orecchio la Norlevo, perché gli è rimasto, perché la cultura su questo è poca, anche nei farmacisti. Quelli sono un altro elemento fondamentale, perché la gente si rivolge al farmacista, come hanno fatto il 1522, senza dirlo ai farmacisti, per cui quasi sono offesi, e non hanno risposto, però... Come fai 15-22? Così se il farmacista ti dice: ah signora, ma è tanto tempo, ma le ha fatte le analisi? Ma lo sa che questo le può far male? Ma lo sa? Oppure ti dice: sì signora, gliela do anche senza ricetta, ho capito che gli serve. Cambia le cose. Ecco, quindi è molto importante la formazione anche dei farmacisti e
il fatto che il ministero metta, come ha promesso la Zampa, e noi gli starei, l'AIDOS gli sarà dietro perché lo faccia, faccia un buon sito ministeriale. Se gli serve aiuto, noi vi diamo una mano. Agite come associazione ginecologi territoriali, Pro Choice, RICA, tutti gli diamo una mano. Non, guarda, glielo famo pure gratis, anche se non se lo meritano. Però, visto che di solito pagano caro delle schifezze, però l'hanno da fa. Perché veramente siamo ridicoli rispetto al resto d'Europa. Io quando parlo degli altri paesi, quando vedo come eravamo noi nel 78, che avevamo la legge più avanzata che permetteva alle minorenni di dargli la pillola senza dirlo ai genitori, mentre in Inghilterra non si poteva. E come siamo adesso, io mi arrabbio con le ragazze che non si arrabbiano. Marina, io ti ringrazio moltissimo. C'erano altre due osservazioni, ad una abbiamo già risposto perché era appunto prestazioni sanitarie, qual è la contraccezione, oppure anche l'elettrocardiogramma dovrebbero essere svolte dai medici di base per non sovraccaricare anche gli ospedali, ed è quello che abbiamo detto anche noi. E poi un'ultima osservazione di Donna Carusa che dice: comunque esiste anche il preservativo che gli uomini non vengono spinti ad utilizzare. Io dico che sì, sicuramente, non si può sempre spingerli e insegnargli tutto, ogni tanto dovrebbero anche prendere loro consapevolezza di una serie di cose. E mentre ritengo, in conclusione, anche perché non ho nulla da aggiungere allo splendido e drammatico quadro, che c'è splendido per come è stato esposto, drammatico per quello che ci hai restituito in tempo Covid ancora di più, che l'accesso alla contraccezione è anche non solo per importante per prevenire gravidanze indesiderate, ma anche per tutte le malattie sessualmente trasmissibili. Quindi quello che noi rivendichiamo è anche un accesso alla a tutta la cosiddetta contraccezione moderna, che preveda non solo i contraccettivi, ma anche quei sistemi di prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili, di cui il preservativo è uno. È un po' anche quello più, no, completo da un certo punto di vista, evita una gravidanza, in caso può evitare anche malattie sessualmente trasmissibili. Però come AIDOS, ad esempio, anni fa abbiamo fatto una campagna per il preservativo femminile, c'è il Dental Dam, ci sono tutta una serie di sistemi che prevedono diversi tipi di sessualità, di genere, di orientamento sessuale, di possibilità di scelta, e noi li vogliamo tutti, vogliamo avere l'accesso a tutti questi metodi. Metodi barriera, metodi contraccettivi, possibilmente, io personalmente, e penso in tante come me, li vorrebbero gratuiti. Pensiamo anche comunque alla vita sessuale, all'attività sessuale delle persone più giovani, di chi ancora non lavora o di chi non ha lavoro. Quindi si dovrebbe prevedere un accesso gratuito. Dopodiché anche un'informazione su tutti i tipi di sistemi che esistono, perché appunto se nel nostro paese si è tornati indietro, su altre cose non si sono proprio mai sapute. Quando noi lanciamo quella campagna sul condom femminile, doveva essere una campagna di sostegno per un progetto pilota in tre paesi africani, la maggior parte delle persone che hanno chiamato in AIDOS per partecipare alla campagna erano donne italiane che dicevano: lo vogliamo anche noi il condom femminile. Non sappiamo dove si trova, e tante dicevano: non lo conosciamo nemmeno. Non viene mai presa in considerazione anche la vita sessuale delle persone LGBT e la loro necessità. Necessità, voglia e desiderio di proteggersi da eventuali malattie sessualmente trasmissibili. Questa è un'altra delle cose che mi sembra fondamentale, così abbiamo aperto e chiuso con la contraccezione, che forse sono il primo passo verso. Un'ultima chicca che ho scoperto negli ultimi anni che lavoravo. C'è, attenzione ragazze, perché c'è un'ultima moda a proposito di profilattico maschile. Si chiama shielding, cioè tu insisti perché lui se lo mette, poi all'ultimo momento mi è scappato ed arriva, trova per terra, perché siccome gli dava fastidio, ha fatto con te tutta la contrattazione, tu hai insistito perché lo mettesse. Ecco, allora, profilattico femminile va insegnato nelle scuole, si compra da ogni farmacia, se lo ordini entro 2 giorni ti arriva, costa un po' caro perché costa 6 euro per 3 profilattici, però insomma un caso di AIDS, e a Perugia ce ne sta ogni anno 70 nuovi casi, ed Sì, siamo un sì. buco del mondo. Ecco, allora, ancora c'è l'AIDS e si campa lo stesso, però si campa male tutta la vita con l'AIDS. Quindi
sicuramente io penso che è fondamentale che le persone sappiano che esiste il condom femminile, perché se non riesci a contrattare così bene, o se pensi che lui sia un tipo da shilting, forse è meglio che ti compri un Femidon. Sì, e come conclude l'intervento, insomma, il suggerimento fondamentale, che è anche quello che abbiamo messo nell'Atlas e che portiamo avanti da tanto tempo come Aidos e anche come rete Pro Choice, ce lo ricorda Maria Grazia Panunzi, che è anche presidente di Aidos, l'educazione sessuale nelle scuole, che è un elemento fondamentale ed è una delle cose che in Polonia, insieme all'aborto, hanno tentato di bloccare. Io su questo ringrazio nuovamente tantissimo Marina Toschi, ringrazio. Posso dire che su questo qui faremo come Agite, come Associazione Ginecologi Territoriali, proprio venerdì 22 maggio, che è una data fondamentale perché è la data della 194, 22 maggio, una data festosa per me, faremo un bel seminario webinar sull'adolescenza, perché noi come consultoriali ce ne siamo occupati sempre, finché certamente è arrivata la campagna anti-gender delle parrocchie, che ha impedito di entrare in molte scuole. Quindi se vi interessa potete insomma, partecipare al webinar di Agite, sicuramente o pensate, o se vi interessa, ecco, di parlare di questa parte, noi come associazione su questo ancora lavoriamo e abbiamo lavorato negli anni tantissimo. Perfetto, grazie Marina, grazie a chi ha garantito la diretta e ci ha sostenute, grazie alle organizzatrici e agli organizzatori del Festival della Salute Globale e grazie a tutte e tutti voi che siete stati con noi e avete seguito la diretta.